Ciao milanisti, ciao campioni d'Italia, bentornati o benvenuti sul canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Bressi e buon compleanno a tutti voi. Oggi è il 16 dicembre, oggi è il 123esimo compleanno della AC Milan, il 123esimo compleanno della squadra più importante della storia italiana di calcio, la squadra più titolata al mondo in Italia, la prima squadra di Milano, la squadra più vincente di Milano e quindi tanti auguri. Caro Milan, era doveroso iniziare così questo video, ma adesso andiamo a parlare di altri argomenti perché a breve ci sarà Milan-Liverpool in amichevole e soprattutto parleremo di Ben Nasser perché ci sono un po' di dettagli di cui parlare, da analizzare, perché attenzione, perché la situazione, ho detto tante volte perché, ma comunque la situazione dovrebbe essere un po' diversa da quella di cui si è parlato, diciamo, negli scorsi giorni. Quindi adesso ne parliamo insieme. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e commentate per dire la vostra, anche semplicemente per fare gli auguri al nostro caro AC Milan o comunque appunto per dire la vostra su Ben Nasser e sulla partita su Milan-Liverpool che si giocherà a breve. Allora, prima purtroppo invece un'altra premessa che voglio fare e che è giusto fare, purtroppo molto meno felice rispetto a quella dell'inizio del video, purtroppo è venuto a mancare Sinisa Mihajlovic, che da diversi anni lottava con la leucemia. È stata una notizia che ha sconvolto tutti, siamo tutti decisamente colpiti dalla cosa. Sinisa è stato un grande uomo, un grande calciatore, un grande allenatore, ha allenato anche il Milan con ottimi risultati per quasi una stagione, ha lanciato Donnarumma, ha lasciato un ottimo ricordo in tutti i milanisti. Lui anche è rimasto comunque molto legato al Milan nonostante un passato nell'Inter, ma comunque si è calato nell'ambiente rossonero, ha vinto un derby 3-0 da allenatore esultando tanto. È stato una persona amata tanto dai milanisti perché è sempre stata una persona vera, una grande persona, e quindi ovviamente condoglianza alla famiglia e speriamo che Sinisa possa riposare in pace. Adesso torniamo ai temi di attualità. Dicevamo, a breve ci sarà Milan-Liverpool, calcio inizio alle 16.30, quindi tra pochissimo rispetto a quando uscirà questo video. È la seconda partita della Dubai Super Cup, la prima contro l'Arsenal ha dato belle indicazioni ma il risultato è stato negativo. Speriamo di vincere oggi, anche perché, piccola chicca, il Milan non ha mai perso il 16 dicembre, non si sono mai giocate delle amichevoli il 16 dicembre, ma quando il Milan ha giocato il 16 dicembre ha sempre vinto, quindi speriamo che anche oggi possa andare in questo modo, anche se essendo un amichevole conterà ovviamente poco o nulla, ma vi do questa chicca. Sono tornati Kier e tornerà a breve Dest, è tornato De Ketelaere, quindi potrebbe esserci anche spazio per qualche certezza in più rispetto alla partita contro il Liverpool e rispetto a quella partita contro l'Arsenal e contro il Lumezzane, ma comunque ci sarà ancora spazio per un po' di esperimenti. Ovviamente ancora assenti invece Rafael Leao, Giroud e Theo Hernandez, che saranno impegnati domenica con la finale. Quindi fischio d'inizio alle 16.30, si giocherà, sarà visibile su DAZN e quindi poi ovviamente ne parleremo poi domani meglio di questa partita. Parliamo di Ben Nasser. Vi stavo dicendo, la situazione può essere completamente diversa o comunque un po' diversa rispetto a quella di cui si è parlato negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo. Perché? Perché tutti sanno che Ben Nasser ha cambiato procuratore, quindi ha lasciato il suo vecchio procuratore storico per passare alla scuderia di Enzo Raiola, che è ereditato ovviamente da Mino Raiola. Ma attenzione, perché a quanto pare, come riporta calciomercato.it, ancora in realtà non è arrivata, come riportano i colleghi di calciomercato.it, non è arrivata la notizia ufficiale al Milan del cambio di agente di Ben Nasser. E anche dagli studi di Raiola fanno trapelare che ancora non è ufficiale. Quindi Ben Nasser in questo momento non ha ancora cambiato agente, o comunque non ha Enzo Raiola come suo procuratore in questo momento. Che poi sia un passaggio di consegne destinato a effettuarsi è un altro discorso. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che in questo momento la trattativa la sta portando avanti il giocatore. E la sensazione, quello che risulta, diciamo, da queste situazioni, è che alla fine la decisione sul rinnovo sarà esclusivamente di Ben Nasser, ma non solo come normalmente si dice alla fine decide il giocatore, ma proprio per quanto riguarda la trattativa, cioè è Ben Nasser in prima persona che sta portando avanti la sua trattativa.
non si sta affidando troppo alla gente, così come non aveva fatto prima con la gente precedente, così non sta facendo adesso con Enzo Raiola. Per adesso al Milan non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale per quanto riguarda il cambio di procura di Bennacer. Di conseguenza il Milan non può, non è solo una formalità, perché, cioè, o meglio, è una formalità, ma è una formalità importante, perché finché il Milan non riceve questa comunicazione non può ovviamente trattare con il nuovo procuratore di Ismael Bennacer. E finché quindi la procura non diventa ufficiale, Bennacer può tratta in prima persona il suo rinnovo. È una cosa importante che può allungare le tempistiche, che può però avere anche una svolta positiva o negativa. Bisogna capire. Di certo Bennacer ha le idee abbastanza chiare, le cifre di cui si è parlato comunque sono più o meno quelle, 4,5-5 milioni, il Milan offre la richiesta, il Milan ne offre 3,5, ci si potrebbe venire incontro a 4. C'è questa situazione, Bennacer ha delle richieste, è richiesto a sua volta in Inghilterra, ma la sensazione è che alla fine possa arrivare questo rinnovo. Anche perché, appunto, alla fine è Bennacer che sta portando avanti il discorso. E anche per questo che Paolo Maldini, Ricky Massara, nel giorno a Dubai, adesso in ritiro, stanno un po' parlando con Bennacer, stanno cercando di ottenere, di fare passi avanti per il rinnovo di Ismael Bennacer. Ed è un rinnovo di cui ha parlato anche Sandro Tonali, oggi è uscita ieri sera una parte dell'intervista Sky, poi oggi l'ha riportata anche Milan TV. Insomma, tante dichiarazioni di Sandro Tonali, di Ismael Bennacer, ha detto... Qualcuno diceva all'inizio stagione, io mi ricordo, che Tonali non era felice di giocare con Bennacer, che si trovava meglio con Kessié e che lui all'inizio stagione rendeva meno, perché l'inizio di stagione di Tonali era stato leggermente sottotono, perché c'era un... perché appunto era calato... era cambiato il suo compagno di reparto, non più Kessié ma Bennacer. Ebbene, questa teoria è stata smentita dallo stesso Sandro Tonali, che ha detto: Bennacer è fondamentale per noi, è un giocatore importantissimo, non serve che lo dica io, è ovunque, corre sempre, ci recupera un sacco di palloni, manovra. Ha detto: mi auguro con tutto il cuore che alla fine resti, ma lui sa quello che deve fare, lui sa cosa vuole, sa soprattutto, ha detto, cosa significa giocare nel Milan, e quindi sono sicuro che prenderà la scelta giusta. E ce lo speriamo tutti quanti, caro Sandro Tonali, che prenda la scelta giusta, perché la scelta giusta è quella di rinnovare con il Milan. Tante altre belle dichiarazioni da parte di Sandro, che ha dato dimostrazione di maturità, di lucidità, davvero condottiero, davvero gladiatore, davvero simbolo rossonero. Sandro Tonali fissa gli obiettivi, parla di se stesso, parla dei compagni, tutto con lucidità veramente sorprendente. Ha detto: è un 2023 in cui noi vogliamo vincere ancora, siamo forti, siamo una grande squadra, siamo un gruppo unito, perché non dovremmo credere nella vittoria dello scudetto? Mi chiedo perché non dovremmo farlo, mi chiedo se c'è qualcuno che non lo fa. Per me la norma è crederci, quindi ci crediamo, ha detto, e dobbiamo crederci. Per quanto riguarda appunto Bennacer, abbiamo detto, di Rafael Leão ha detto più o meno la stessa cosa. Insomma, un Tonali veramente vero cuore rossonero, vero anima rossonera, come l'ho sempre definito io, anima rossonera, anima del Milan. Per oggi è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi ricordo di seguirci sul Pianeta Milan, di lasciare un mi piace a questo video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, e anche ovviamente di seguirci su tutti gli altri profili social. Io sono Stefano Bressi, ricordatevi che siamo campioni d'Italia e ci ritroviamo domani per i commenti su Liverpool Milan.